Quando la passione di fare pizze diventa un'arte. A Francavilla al Mare, ristorante pizzeria Green Dragon Danino. Oltre 60 tipi di pizze, gustosi arrosticini, carni selezionate e fiumi di birra internazionale. Ampi spazi a disposizione per banchetti, cerimonie e cene d'affari. Ristorante pizzeria Green Dragon, Viale Alcione 40, lungomare di Francavilla. Aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Dal 1970 Time Rivestimenti offre con passione e professionalità finiture di interni, ristrutturazioni, adattamenti ed adeguamenti con la piena soddisfazione della clientela. Time Rivestimenti è da sempre specializzata nella fornitura di pavimenti, rivestimenti, controsoffitti e cartongesso, tendaggi, complementi d'arredo, finiture in genere e nella messa in opera dei materiali con personale altamente specializzato. Da quest'anno presentiamo anche l'outlet del pavimento, una novità unica nel settore, con vasto assortimento di pavimenti di ogni genere a prezzi di fabbrica. www.timerivestimenti.it. Per questa puntata di Riconosciamoli ho il piacere di avere come ospite Enrico Venti. Ciao Enrico. Buonasera, buonasera a tutti. Accomodati. Grazie. Sigla. Ciao Enrico, ben arrivato. Ce l'abbiamo fatta, Ce l'abbiamo fatta, come stai? Ah, bene, bene, a parte la denuncia per stalking che ti dovevo fare, visto perché? Che ci sentivamo ogni due giorni. Vabbè, chiaro. Senti, ho più tempo a te che mia moglie, capito? E lì... È vero, eh. È vero, eh. Dunque, tu sai che hai la moglie, una delle moglie più belle che ho visto nella mia vita. Beh, è una delle mogli più belle che ho avuto ultimamente, diciamo che... Ne ho cambiate, vai, no, non è vero, purtroppo è l'unica... È l'unica. È da tanto tempo, sì. Ce ne abbiamo una copia? O... Ma non lo so, boh, possiamo chiedere in zona. Stampini, no, niente, no, me lo chiedono in tanti, dovresti metterti in fila, però. Lo so. Senti, però vedi, è bella e simpatica, che di solito quelle belle non so molto, è bella, sì, e simpatica, è stato un po' fortunato. Ma vabbè, diciamo che l'ho forgiata col tempo, ah, no? Ecco. Cioè, visto che stiamo insieme da tipo 20 anni. Solo? Sì, l'ho presa che era brutta e antipatica, no? Poi col tempo. Col tempo l'hai. No, vabbè, diciamo... complimenti, che hai fatto un bel capolavoro comunque. Diciamo che vivendo con me, sai, la simpatia proprio. Esatto. No, ci divertiamo. Perfetto. Dai. Senti, che dire di te? Ci sono da dire talmente tante cose che attore. Ma soprattutto produttore. Già è meglio. Sì, diciamo che quando chiedono a mia mamma che lavoro fa tuo figlio, non lo sa. Nel senso che dice, boh, non lo so, vedi su Wikipedia perché ci sono tante di quelle robe. È vero, perché comunque valla a spiegare che lavoro facciamo noi e io in generale. Appunto, la domanda. Allora, il lavoro principale è quello del produttore televisivo, cinematografico, pubblicitario, eccetera. Ed è il lavoro forse che so fare un po' meglio, diciamo, rispetto agli altri. Beh, anche come attore sei bravo, però. Ma no, come attore diciamo che è più un passatempo, perché comunque, come dire, la nostra squadra è fatta anche di casi umani. Essendo io un caso umano, faccio parte anche della nostra squadra attoriale. E poi, vabbè, cosa molto importante è speaker radiofonico, che con questa fantastica voce soave che mi contraddistingue. No, però, che grazie allo Zoo di 105, insomma, sono... Quant'è? Sono 7-8 anni che noi... facciamo la radio, è nel programma più ascoltato d'Italia, nella radio più figa d'Italia, ora siamo anche Mediaset, quindi cioè, come dire, sono un po' il Gattuso che si è ritrovato a far parte del Milan della Champions, no? Un buon gregario. Tu sai che non ti sei impedito più per l'Inter, ma fa niente. Non lo voglio sapere.
Quindi andavi d'accordo quando c'era il vecchio Lionel Sovellorn, che lui era milanista? Sì, c'era milanista, sì. No, diciamo che vabbè, lì ora è figo perché oltre a essere media siamo sponsor media del Milan, quindi quando vuoi andare allo stadio, quando vuoi vederti chiudiamo in Milan, la trasmissione, è finito tutto. Perché... ragazzi, non so, vabbè, ma che ci importa a noi? No, infatti. Sì. Senti, parliamo di cose un po' più serie. Allora, produttore. Sì. Produttore, tu sei in società con Marcello Macchia. Allora, noi abbiamo una società che si chiama La Shortcut, che abbiamo fondato io e Marcello, che sarebbe Maccio, per chi non sa lo il te. Vero nome, Maccio Capatondo, Marcello Macchia. Abbiamo questa società che si chiama Shortcut dal 2004, una roba del genere, ed è nata fondamentalmente per occuparsi di pubblicità. Invece il primo lavoro che c'è entrato era per la Gialappas. Abbiamo iniziato con i finte reality in Mai Dire Martedì, qualcosa del genere, sempre nel 2004. E con il Divano Scomodo, c'era stato il Grand'Angolo, il Gabinetto, alcune baggianate che tuttora però sono dei cult. L'ultima puntata abbiamo fatto La Febbra. Quello ci ha cambiato un pochettino la vita, perché sta febbra la gente l'ha adorata. La febbra, e da lì è nato il filone dei trailer, che... compagnia bella. La febbra sì, è stata una roba... pensa noi come siamo dovuti diventare. Infatti. E poi comunque contemporaneamente abbiamo sempre fatto tanta pubblicità seria, non ti dico i marchi perché siamo in televisione, ma aziende di primo ordine, quindi questa società si occupa a livello di cazzate, Maccio Capatonda, noi, Mai Dire, Fox, Rai, eccetera, eccetera. Dall'altro lato si è sempre occupata di pubblicità. Poi sono arrivate le prime trasmissioni televisive, appunto il Music, la Rai, Mario su MTV, eccetera. Poi siamo sbarcati al cinema e lì è arrivata la Lotus di Marco Belardi. Non è una macchina. No, che la Lotus in questo momento è la più grande casa di produzione cinematografica italiana, ma sicuramente. La Lotus è quella che si arriva alla Ferrari. Forse il nome c'entra qualcosa, però non lo so. Ed è quella che ha prodotto Perfetti Sconosciuti, no? Che è stato il caso cinematografico dell'anno scorso, Virzì con la pazza gioia che ha vinto tutto quello che si poteva vincere. E loro hanno iniziato a produrci a livello cinematografico, dove però io sono sempre rimasto produttore esecutivo delle nostre cose. Quindi insomma abbiamo portato avanti da sempre io e Maccio questa idea, quindi questa società fino a sbarcare in questo momento al cinema. Quindi voi due siete i soldi. E Herbert invece? Herbert è il mio amico del mare. Che tu detta così dici, ah sì, l'amico del mare. E invece è vero, perché io avevo forse 6 anni, 7 anni. E lui era già così, secondo me. E c'avevo sto cretino sempre a fianco, che ogni cosa che faceva, veniva e faceva, Henry, ma mi porti con te? Ma posso venire con te? E io faceva, scusa, ma io vado in moto con la mia fidanzata. Tu come? Non ce l'hai un motorino? Cioè, puoi confermare una roba del genere. E io me lo sono sempre portato dietro. Poi un giorno... Nel 2007, questa è bella, nel 2007 mi iniziano ad arrivare delle chiamate da Herbert, che si chiama Luigi. Però io non gli volevo rispondere, perché l'ultima volta che gli avevo risposto, mi ha chiamato, ma è Terry, sono a Milano, devo andare a un concerto di qualche gruppo strano che ascolta lui, sai, questi che urlano, che si mirano con le chitarre, eccetera. Mi puoi accompagnare? Vabbè, ti lascio là davanti al forum ad Assago e poi ciao, insomma, non ci rivedremo mai più. Alle 3 di notte mi chiama e io non so perché gli ho risposto e mi fa, Henry, non trovo un mezzo per tornare, sono rimasto qua, non c'ho una lira, come devo fare? Io mi sono dovuto vestire, andare al forum. Tra l'altro lo eviti che è uguale. Sì, perché purtroppo ci vivo insieme. Lo prendo e lo porto a casa mia. Da allora non lo vedo per 3-4 mesi. Quando quindi inizia a richiamarmi, io faccio, io questo non lo voglio sentire, ma che vuole? Cioè, stavolta dove lo devo portare? Non lo voglio sentire. Mi chiama, un giorno risponde, faccio G. Posso dire le parolacce in questa televisione, no? Sì. G, che cavolo vuoi? Dico, no? E lui mi fa, guarda, vengo a vivere a Milano, se mi puoi far lavorare con te. E io faccio, ma che sai fare? Io ho fatto il dams. Ho fatto, guarda, domani, guarda caso, dobbiamo girare la prima puntata di Mariottide. La prima puntata di Mariottide per la Gialappas del 2007. Mi serve un operatore. Ma se Mariottide vuoi fare l'operatore. Di una cosa. I primi Mariottide erano poesia. E insomma, lui mi dice: guarda, vengo io perché ho fatto il dams, eccetera, eccetera. Arriva sul set, inizia a fare queste riprese. La sera torniamo in ufficio, scarichiamo e Maccio fa. Io non lo voglio più vedere questo, ma chi è sto cane? Ma che cavolo ha combinato? Ha rovinato tutto qua là. Io lo chiamo e faccio, Gino, ma che hai fatto? E ritido di la verità, io non so manco usarla, la telecamera non l'ho mai accesa.
E da lì è nato. Io ci credo. E, no, no, perché ti giuro che non c'è una parola che non sia vera. E da lì è nato il nostro rapporto. Marcello poi ha capito che ero mio amico, eccetera. Ha fatto: guarda, se vuoi farlo lavorare come manovale, va bene, ma io non lo voglio più vedere in cose tecniche. E quindi ha iniziato a lavorare come manovale, ma chiaramente pesando 12 kg non era in grado. E poi un giorno, insomma, sempre in un Mariotti, ha fatto la sua prima comparsata, ha funzionato, e da lì ora ci ritroviamo. Avete creato un mostro. Però fa morire. Non mi fa morire. Lui, anche se non parla, io rido. Sì. Io sì. Quando sono venuto a Milano da voi, lui è arrivato in ritardo, lui è arrivato dopo. Io lui arriva uscito, sempre in ritardo. L'ho visto e... è stata l'apparizione della Madonna, sì. Perché ho iniziato a ridere da quel momento. Lo so, guarda. Io conto che noi abitiamo anche nello stesso palazzo. Cioè, e questo è un dramma. È la seconda volta che abitiamo nello stesso palazzo, che io mi sposto. E lui si sposta. E lui abita nella casa che però è mia. Lui non è di Chieti, perché tu e Marcello noi siamo di Chieti. Però lui, come ti dicevo, è l'amico del mare. Perché lui viveva, era... lui di Campobasso. Però lui dal 1 giugno, che si chiudevano le scuole, fino al 30 settembre. Perché ha studiato, quindi. Sì, vabbè, l'elementare. No, lui è laureato, E lui veniva in vacanza a Francavilla. Io dal 1 giugno al 30 settembre ero alla Steropa. Perché tu poi eri uno che studiavi intanto anche tu. Io sono laureato anch'io, però, attenzione, attenzione. Laureato in? Laureato, generico. Un laureato generico? No, sono laureato in una branca di scienze della comunicazione, che è tecnica pubblicitaria, che, come dire, all'epoca era interessante. Ma la cosa più figa qual è stata? Che ci ha mandato obbligatoriamente a fare uno stage a Milano. Sia a me che a Maccio. Ti trovi bene a Milano, visto che ci abiti e ci vivi? Mi trovo benissimo. Mi piace Milano, Milano avviva, piena di locali, di eventi, di tutto. E poi la cosa più bella è che facendo un lavoro un po' particolare posso tornare a casa, cioè qua quando mi pare, no? Cioè, probabilmente vivendo a Milano, fisso che puoi tornare a Natale l'estate, sarei già sparato. Però invece mi scoccio, voglio tornarmi ai 10 giorni. Tu non vai come classico milanese in vacanza a Santa Margherita Ligure in Liguria? Io in vacanza vado a Santa Francavilla al mare. No, io l'estate, quando da metà giugno fino, insomma, tutta l'estate la passo qua. Poi l'inverno me ne vado in giro. Se riesco. Ma poi sei sempre fuori anche per lavoro, nel senso che. Sì, tanto. Quando ti ho chiamato settimana scorsa, dove eri? In Valdaosta, in Trentino. Abbiamo fatto. Poi in Spagna, abbiamo poi fatto ti una perdo. Settimana in Spagna nel deserto, a girare a 30 gradi nel deserto, con escursione termica la notte. Ho sbagliato la valigia perché mia moglie mi ha messo solo i pantaloncini corti. Siamo partiti. Però ha ragione, uno che va in Africa ti deve mettere i pantaloncini. Sì, va bene, confine col Marocco, quindi. E invece da lì siamo andati direttamente in Valdaosta a meno 14. Sempre con gli stessi pantaloncini corti, però, capito? No, un disastro. La nostra vita è abbastanza così. Però è una vita divertente. No, ci divertiamo, sì, dai. Cioè, uno pensa che il nostro lavoro sia solamente cazzeggio. Ti aspettavi un successo così o no? Onestamente. No, nel senso che comunque, secondo me, nella scala del successo siamo ancora a metà. Nel senso che... Guarda, io te lo dico, ti dico quello che penso. Secondo me siete dei geni. Nel senso che tirate fuori delle cose che... a distanza di tempo, perché le battute secondo me sono belle quando le ricordi e ci sì, penso. Sì, quello è vero. Io ti dico che quando ho visto il film dove tu sei produttore e anche attore italiano medio, produttore esecutivo. Io alla scena di Gullit io ho riso come un pazzo. E te l'ho portata, se vogliamo. L'hai portata, penso che poi il regista la mandi in supervisione, ma io questa scena qua di Gullit ti garantisco che ogni volta che telefono qua per andare in qualche locale dico nome Gullit. Prego, ecco, io la poi di Gullit. Questo è. Ma non si può andare subito. No, devi essere in lista. Oppure devi essere un personaggio famoso, tipo un calciatore, che ne so. Guarda la televisione! Guarda il calcio! Gullit! Scusa! Sono Gullit. Non ho capito chi sei? Gullit. No, aspetta. Tu sei Ruud Gullit. Yes, atto. No, ma ti prego, idolo, facciamo di sto selfie. Mamma mia, che idolo. Prego, buona serata. Sto prendendo sta manciata. Grazie. Lui è un amico mio. Io sono finalista, forza Milan. Soca.
Ecco, il Suca mo ci sta bene al milanista in questo periodo proprio. Poi non so se hai notato, ma ho sempre queste capigliature improbabili. Sì, infatti, cioè, veramente vergognose. Eh sì, questa è una bella, bella scena questa qua è stata. Senti, nome d'arte Ivo Avido. Nome d'arte Ivo Avido, sì. Perché Ivo Avido? Perché nel primo trailer in cui... Al primo trailer in cui ho partecipato, che era il vecchio Conio, facevo un furfante, un farabutto, non so se l'hai mai visto, dove truffavo Rupert Sciamenna, no? Rupert Sciamenna. E allora niente, ho detto a Marcello, Marcello, ma mi serve il nome d'arte pure a me, che nome... Ivo Avido, così, secco, lui così dà i nomi. E da lì, sai, lui si è tenuto Maccio, Capatonda, e Gigi si è tenuto Herbert Ballerina. Herbert Ballerina. E infatti lui è disperato, lui dice, cioè, ma io come faccio... a far l'attore serio, a farmi prendere sul serio nel cinema che conta con ma Herbert Ballerina. Ma noi non ci piace Ballerina. Serio, non ci piace così. Lo so, capito, però pensa che prima si chiamava Bip Bip Ballerina, poi ha detto Marcia, io non mi posso chiamare Bip Bip, troviamo una... assomiglia Bip. Eh sì, tutto nasceva, ha detto io non mi posso chiamare Bip Bip, e dai. E infatti lui è preso malissimo, da stare... no, preso malissimo, però lui continua a dirmi, ogni tanto mi chiama e fa, Henry, ma secondo te... non dovrei iniziarmi a far chiamare Luigi Luciano. Infatti lui, ma se non c'hai manco un cognome, dici, hai due nomi. E beh, e quindi abbiamo sti nomi appioppati. Senti Enrico, questo format a metà della trasmissione dedica una canzone al personaggio, all'ospite, a te. Ottimo. E visto che siamo sotto Natale, abbiamo il piacere e l'onore di avere come ospiti per questa puntata Erika e Andrea Del Rosso. Buonasera. Che ci canteranno White Christmas. Esatto. Complimenti. Grazie. Prego. You're
Quando la passione di fare pizze diventa un'arte. A Francavilla al Mare, ristorante pizzeria Green Dragon Danino. Oltre 60 tipi di pizze, gustosi arrosticini, carni selezionate e fiumi di birra internazionale. Ampi spazi a disposizione per banchetti, cerimonie e cene d'affari. Ristorante pizzeria Green Dragon, Viale Alcione 40, lungomare di Francavilla. Aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Dal 1970 Time Rivestimenti offre con passione e professionalità finiture di interni, ristrutturazioni, adattamenti ed adeguamenti con la piena soddisfazione della clientela. Time Rivestimenti è da sempre specializzata nella fornitura di pavimenti, rivestimenti, controsoffitti e cartongesso, tendaggi, complementi d'arredo, finiture in genere e nella messa in opera dei materiali con personale altamente specializzato. Da quest'anno presentiamo anche l'outlet del pavimento, una novità unica nel settore, con vasto assortimento di pavimenti di ogni genere a prezzi di fabbrica. www.timerivestimenti.it. E dopo questa meravigliosa canzone cantata dai Fratelli del Rosso, complimenti veramente. Grazie mille. Grazie poi grazie per mille. Questa canzone natalizia, visto che tra pochi giorni è Natale. Riprendo con Enrico Vento, Ivo Avido. Enrico Venti. Venti. Enrico Venti. Chissà, 20, 30. Sai ancora pensa a Gullit. Gullit mi fa impazzire. Questa è una delle scene più belle della mia vita. Quella. Infatti l'ho detta anche a Marcello quando l'ho intervistato, che è venuto a Milano. Sono quelle scene che ti rimangono ormai per tutta la vita, Gullit e Gullit. Comunque è vero, sono delle robe che abbiamo fatto, cioè, lo sappiamo che sono rimaste nel linguaggio comune. Tante frasi che dette da noi negli anni, comunque la gente ora le utilizza. Pensa a Natale al cesso, continuano a fare. L'hai visto il trailer? Sì. Cioè, ci ha chiamato De Laurentiis per dire: ragazzi, non mi potete prendere in giro così. E ora continuano a fare i trailer uguali. Cioè, se tu sotto i commenti dei trailer, dei film di Natale, dicono: ragazzi, ma è Maccio Capatonda. Sì, senti, ma dimmi una cosa: come ti vengono queste cose spontaneamente? Beh, vabbè, diciamo che a livello creativo, proprio di genialate, quello è Maccio, cioè, sì, ma lui, io quando l'ho intervistato, infatti gli ho detto: i tuoi personaggi sembrano banali, ma non lo sono, perché alla fine no. Loro hanno tutti chiaramente un filologico molto, molto importante. No, è vero, però è vero. E quindi è frutto di una creatività, questo l'avevo detto a Marcello, molto particolare. Infatti tutto questo successo, secondo me, ed è tantissimo, viene proprio, secondo me, dalla vostra professionalità, perché è una cosa fatta bene, in certo modo, non è una cosa costruita bene, non è facile, perché le stupidaggini, anche una stupidaggine detta in un certo modo diventa una cosa comica, certo. Se no rimane una stupidaggine. Guarda, allora, innanzitutto, anche quando facevamo le cose più piccole, tipo i trailer, eccetera, ci avevano sempre fatto questo paragone con Elio e Storie Tese, no? Dove, cioè, loro sono dei musicisti incredibili, però poi cantano temi, come dire, secondo piano, chiamiamoli così. E a noi i complimenti che ci facevano era che comunque noi facevamo delle piccole pillole cinematografiche, però dicendo cavolate, prima. Poi invece c'è stato un pochettino, penso, con quando abbiamo fatto con Piroso sulla 7, non mi ricordo il titolo, comunque con Piroso, c'è stata un po' una svolta sul satirica, con diversi livelli di lettura. Ed è anche stato un pochettino la nostra fortuna, perché comunque anche Omicidio all'italiana, cioè, la critica l'ha adorato, perché comunque i sottotesti erano veramente tanti ed erano anche importanti, perché comunque c'è una critica alla TV del dolore, c'è una critica alla commercializzazione delle tragedie, cioè, ci sono dei significati sotto molto importanti, e questo ci ha premiato. Così come in Italiano Medio, dove la gente si ricorda scopare e basta, o meglio, quella era la frase, come dire, che ha accontentato chi voleva un certo tipo di comicità, ma sotto c'erano dei temi importantissimi. Assolutamente. Che ci hanno permesso di essere candidati ai Nastri d'Argento, anzi uno l'abbiamo vinto quest'anno con Omicidio, con Sabrina Ferilli,
vinci il Giffoni, cioè hai i premi della critica, cioè sono robe importanti, capito? C'è un po' un riconoscimento al fatto che tu il lavoro lo stai facendo abbastanza bene, dico abbastanza. No, beh, quindi dammi una chicca, avete in programma un nuovo film? No, stiamo girando una serie per Sky, scritta, prodotta, montata, come sempre da noi, come se fosse un film, cioè nel senso, stessa tipologia di operazione. Ma è un serial? Sono 8 puntate, da mezz'ora. Io nel frattempo sto riflettendo su cosa è uscito in comunicato stampa per non dire cose che non posso dire. Esatto. Ma in realtà si può dire che una serie, la particolarità, che è anche la figaggine di questa roba, è che il nostro protagonista si perde all'interno dei generi cinematografici. Capito? Ho capito. Quindi una puntata sarà western, una sarà fantasy, una sarà horror. Cioè, invece di perdersi come hanno fatto nel tempo, sai, magari anche Bold e DC, che all'epoca avevano fatto A spasso nel tempo, o anche Ritorno al futuro, insomma, per fare paragoni più importanti, noi ci perdiamo nei generi cinematografici. Questo era in comunicato stampa, quindi lo posso dire. L'importante è che tu non vai oltre il comunicato stampa. No, perché poi, insomma, no, ed è molto bella come serie. Insomma, ci stanno poi Marcello, ovviamente, regia e protagonista, ci sarà Herbert, ci sarà Rupert, che tu tanto adori. Rupert. Ci sarà Antonia Truffo. Anzi, ti prego di portarmi il mio saluto a Rupert. Certamente. Guarda, se potevo ti portavo lui direttamente, ma... Però io, non so se io ho, non ho, io ho un'adorazione per quell'uomo, nel senso che è forte. Lui è, so, io no, veramente parlo di lui, per me è un po' come quando da interista parlo di Evaristo Beccalossi, eh, cioè, sì, il tutto. Ma tu potresti essere un suo erede un giorno. Io perché... me lo auguro quando vado in pensione, se posso fare una piccola Pensa parte. Che lui era direttore dell'Hilton, quindi cioè non un cretino. No, anzi, che non te lo si vede. E poi di colpo è andato in pensione, è venuto a fare un casting. È venuto a fare un casting per Mai Dire, nel 2005 forse, dove lui doveva interpretare un rappresentante di Tombini. Cioè, che hai capito di cosa stiamo parlando, no? E poi è diventato famoso con delle battute che tu conosci benissimo. Che io utilizzo regolarmente. Quella è un'altra frase, nel mio slang. Entrato. Io utilizzo. Sì. Beh, quella poi. Non puoi dirla, no? Non la posso dire. Peccato. Però io qua devo. Cioè, io utilizzo. Perché e poi Maccio lo imita perfettamente. Quindi alle volte quando poi lui va in pappa, no? Dice, allora tu stai zitto, muovi solo le labbra e io poi dico le cose. E tu non sai chi realmente stia parlando. Sì. E poi ogni tanto mi chiami e fa, ad ogni modo, tiratemi dentro quando avete qualche cosa di interessante. Perché lui parla in questo modo. Lui è il nuovo Zampetti. Lui è il nuovo Zampetti. Il Dodi, no? Cioè... Lui è fantastico. Se lo scoprivano 20 anni prima, chissà, magari... Lui era da Oscar cinematografico. Poi, perché... Lui era amico... Solo che lo guardi un po' come Herbert, tu lo guardi e ridi. È vero. Ma no, lui se parla, poi se parla... Sì. Lui era amico storico, come si chiamavano il vitellone, quello famosissimo, quel playboy famosissimo che frequentava la Riviera Romagnola negli anni 70... cavolo, prima... vabbè, sai... Ho capito chi dici, però è famosissimo, cioè... Lui era amico. Loro andavano insieme, infatti ogni tanto... Quindi andava a battere sulla Riviera Romagnola? Sì, assolutamente, ma lui andava lì... Andava in coppia per straniere, perché tu sai che per straniere... Esattamente, si va in coppia per straniere. E poi che fa? Mi racconta, diciamo, L'ho perché... fatto anch'io comunque, Dove vai? Vado in coppia per straniere a Riccione, perché uno andava a Riccione. No, io sono troppo giovane per... Sei simpatico. Non si usava più. No, e lui poi che fa? Ci raccontava sempre questi aneddoti e ogni tanto quando facciamo le conferenze stampa io facevo, Franco, racconta quella volta che hai rimorchiato e dicevo il nome di qualcuna famosa che non era vero. No, ma quella no, non è mai successo niente, giuro. Ma è un idolo, fantastico. Fa parte del nostro parco vecchi, come lo chiamiamo noi. Senti, tornando a noi. Sì. Chietino, ogni tanto Teatino, perdono. Attenzione. Scusa, se no qua scateniamo. Però anche Chietino, Teatino. Appena poi torni a casa. Sì, assolutamente. Hai una famiglia meravigliosa, tua moglie e due bambini. Sì, certo. Ti vedono in giro per Chieti come il bravissimo papà. Sempre, io diciamo che ogni 2-3 settimane, quei 3-4 giorni li facciamo, oppure che ne so, magari anche 10 giorni di fila e poi stai un mese a Milano, no? Natale, Pasqua, estate. Noi abbiamo casa nostra aperta come se vivessimo lì tutto l'anno, cioè ho i miei vestiti lì,
la roba lasciata quando sono partito. Quindi praticamente io e te abbiamo fatto un po' il percorso inverso, no? Io da Milano sono andato a vivere a Chieti e a Pescara, e tu invece da Chieti Pescara ti sei spostato a Milano. Al nord. Al nord. Al nord, come dicono, al nord. No, vabbè, sì, in realtà è veramente una doppia vita. Cioè, io ho la macchina parcheggiata a casa a Chieti, la macchina parcheggiata a Milano, lo scooter a Chieti, perché cioè, vivo in entrambe le città. E questa è la fortuna di essere nato qua e lavorare a Milano, perché purtroppo qua sai che l'Abruzzo non è che c'è tante possibilità di lavoro, mentre Milano ti offre molto di più. Io invece ho avuto la fortuna di lavorare a Milano e adesso di stare qua dove secondo me sono più furbo io di te. Ti ripeto, io sto spesso qua, guarda, non ti preoccupare. Io ho fatto l'inverso, ma me la godo. Più furbo almeno su questo. Io quando la temperatura... Io ho scelto la regione più bella del mondo, e quindi io... Però io quando la temperatura sale oltre i 21 gradi, stai tranquillo che c'ho il volo che mi porta a Pescara in un attimo. Cioè, senza problemi proprio. Anzi, ora che stiamo girando questa serie su Sky, avevo fatto in modo di far terminare le riprese il 17 di dicembre per tornare tutti quanti, cioè per ognuno per poi tornarsene a casa sua. Purtroppo per problemi meteorologici giriamo fino al 23, però io un aereo il 21 me lo so preso, giusto per... non rischiare di rimanere. L'hai prenotato prima per pagare meno. Quello ovviamente. Chi viaggia, io viaggio spesso anch'io su Milano, prenoto sempre un paio di mesi prima per pagare. No, io non ci riesco, perché ogni volta che prenoto 2-3 mesi prima perdo i voli sistematicamente. Sì, proprio sono uno dei maggiori finanziatori di Ryanair. Sai il famoso overbooking? Ecco, io faccio in modo che non accada questo problema, perché non mi presento. No, una sfiga con i voli. Chiamato più volte. Sì, guarda, una roba. Cioè, se io non lo compro, decido di partire il 15 e decido di non acquistare, arrivo al 15 che parto e pago il biglietto un sacco di soldi. Se invece dico stavolta mi organizzo, mi prendo un volo il 15, 17 risalgo e 21 riscendo, non ne prendo uno. Senti, ma quando Marcello a Chieti mi vedete anche qua oppure... Sì, diminuisce veramente poco. Voi siete proprio amici però. Noi andavamo in classe insieme alle superiori, allo scientifico a Chieti, poi abbiamo fatto l'università insieme a Perugia, abbiamo vissuto insieme a Perugia, siamo andati a vivere insieme a Milano, anche se in case separate. Fidanzati? Lavori. No, sempre separatamente, con donne diverse. E, sì, siamo amici da sempre, insomma. A Chieti ci vediamo poco in realtà, perché lui torna pochissimo. E quando torna chiaramente c'ha le cose sue da per fare. Per intervistarlo sono dovuto andare a Milano, perché lui mi ha detto guarda verrei volentieri, però torno veramente molto poco. Probabilmente non tornerà neanche ora a Natale, perché deve montare questa serie qua che stiamo girando, quindi è una stacanovista, è molto... In più, in tutto questo che già è una vita, tu ti diverti ad andare a 105, con lo Zoo di 105, che è la trasmissione in assoluto più ascoltata d'Italia. Eppure più famosa in assoluto, cioè... Beh, io l'ascolto. E più che divertirmi, cioè ci divertiamo, ma è proprio un lavoro, perché lo Zoo è un lavoro impegnativissimo. Perché comunque sembra una stupidaggine, però oltre alle 2 ore di diretta che comunque devi preparare con una rassegna stampa, anche perché non vai a parlare lì a 30 persone, cioè noi abbiamo 1,5 milioni di persone ogni quarto d'ora, quindi immagina che ricircolo. Io anche. Appunto, beh, quindi puoi capirmi benissimo. E poi c'è anche tutta la produzione, comunque una scenetta da 3 minuti che va in onda ha dietro una scrittura, e quanto ci mette a scrivere? Vorrà 3-4 ore a scrivere una scenetta, poi la devi recitare, registrare e post produrre, cioè quindi è veramente impegnativo, come è la trasmissione più impegnativa, cioè molte trasmissioni giustamente perché sono diverse vai in diretta, premi, accendi l'on air, parli un'ora e mezza, rispegni e vai a casa, capito? Senti, tra tutte queste cose che hai fatto, sì, la cosa che ti è piaciuta di più e che ha dato più soddisfazione? Allora, ti dico che tutto quello che facciamo mi piace, perché veramente io quando non ho un carico addosso, non ho delle responsabilità, non ho adrenalina, mi prende male. Cioè mi piace essere sotto pressione. E il primo film Italiano Medio è stato una figata, perché comunque io ti devo dire la verità, tra Omicidi Italiani e Italiano Medio, per il mio gusto, a me è piaciuto più Italiano Medio. Perché... secondo me è addirittura più profondo. Sì, forse è vero. Per il mio gusto. Sì. Però ecco, il genere è quello. Ma devo dire, se tu mi si dire qual è il film che ti è piaciuto di più, anche perché Italiano è molto bello. Italiano. Però Italiano Medio, io penso di aver, non smetto mai di ridere quando penso a quel film, perché
Però sai cos'è? Che Italiano Medio, ora a prescindere dalla riuscita filmica, ti parlo come esperienza personale perché è stato il primo film. Cioè, poi ne abbiamo fatti altre tre, cioè, abbiamo fatto anche quello di Herbert, quel bravo ragazzo, eccetera. Ma chi si salvava? Cos'era il banchetto che c'era fuori? Salviamo Kevin dal Grande Fratello. Dal Grande Fratello, cioè, ti giuro, è pazzesco. No, quello cioè, è stata l'esperienza bella perché è stato un cambio, cioè passare da girare delle cose un po' più semplici ad avere 10 camion fuori, sai, comunque quando arrivi sul set che c'è 10 camion, i camerini, camper trucco, camper parrucco, camper parrucco costumi. Come o no? Hai visto il video? Ti ricordi che io avevo un'ora e mezza di attaccatura capelli uno per uno, Che ti pensi che Maccio si accontenta di una parrucchetta così? No, capelli veri rigorosamente inseriti. No, comunque per quanto riguarda invece la riuscita del film, non lo so, quello è molto soggettivo, quale piace di più. Omicidio Italiana probabilmente potrebbe essere meno profondo. Svolta Corvara, che è un borgo è fantastico. Ci siamo visti, ricordi, questa è stata Corvara. Assolutamente, la presentazione. La presentazione è stata una cosa. Comunque ogni lavoro che fai ha un suo perché e ti piace per un motivo particolare. Senti, purtroppo devo dirlo veramente con rammarico, questa puntata abbiamo terminato perché dura solo mezz'ora, mi sa che abbiamo anche un po' sforato, ma vabbè, dai, ci taglieranno, non ci sfumano. Va bene, ringrazio veramente di cuore il duo del Rosso. Grazie. Per la magnifica canzone, Enrico, grazie mille. Spero a te presto. Assolutamente. Sei quando fantastico. Vuoi ci incontri a metà strada magari. Qual è la metà strada? Mi sa che se non sbaglio è Cesena Sud. Cesena Sud? Sì, probabilmente. No, ci siamo Cesena Sud. Va bene, grazie a tutti, arrivederci, grazie. Anche questa puntata di Riconosciamo è terminata. Io con il mio amico Ivo Avido, Enrico Venti, vi auguriamo tutti buon Natale, buone feste e ci vediamo l'anno prossimo. Arrivederci a tutti. Quando la passione di fare pizze diventa un'arte. A Francavilla al Mare, ristorante pizzeria Green Dragon Danino. Oltre 60 tipi di pizze, gustosi arrosticini, carni selezionate e fiumi di birra internazionale. Ampi spazi a disposizione per banchetti, cerimonie e cene d'affari. Ristorante pizzeria Green Dragon, Viale Alcione 40, lungomare di Francavilla. Aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Dal 1900.
1970 Time Rivestimenti offre con passione e professionalità finiture di interni, ristrutturazioni, adattamenti ed adeguamenti con la piena soddisfazione della clientela. Time Rivestimenti è da sempre specializzata nella fornitura di pavimenti, rivestimenti, controsoffitti e cartongesso, tendaggi, complementi d'arredo, finiture in genere e nella messa in opera dei materiali con personale altamente specializzato. Da quest'anno presentiamo anche l'outlet del pavimento, una novità unica nel settore, con vasto assortimento di pavimenti di ogni genere a prezzi di fabbrica. www.timerivestimenti.it